Buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di A Tutto Ponente. Parliamo oggi di Entroterra e di una delle feste più particolari che troviamo, e la troviamo a Mendatica. Qui con noi in studio il sindaco Piero Pelassa. Bentrovato. Buonasera a tutti e grazie come sempre dell'invito e di darci sempre l'opportunità di poter parlare dei nostri posti. La festa della transumanza anche quest'anno ritorna come... Ci siamo quasi ormai. Sì, ci siamo quasi. Da venerdì 26 settembre a domenica 28. Esatto, i tre classici giorni della transumanza che da alcuni anni si ripetono e che cerchiamo sempre, anche con difficoltà, però con passione, cerchiamo di mantenere questa festa, soprattutto per la rievocazione appunto della vita pastorale e della cultura dei nostri posti. Vediamo le immagini relative alle scorse edizioni. Partiamo intanto dalla giornata del venerdì, giornata intanto dedicata ai bambini. Soprattutto ai bambini, alle scuole, la giornata didattica, dove appunto raggiungono il nostro territorio mediamente circa ogni anno 1000-1200 bambini e ragazzi delle scuole della Riviera, anche del Basso Piemonte. Quindi provenienti un po' dappertutto. Un po' dappertutto, sì, ha un notevole richiamo, perché comunque è una giornata in cui questi bambini e questi ragazzi possono vedere dal vivo veramente cos'è la vita pastorale, la vita contadina. Ci sono i punti di caseificazione dove viene fatto proprio il formaggio dal latte fino al prodotto finito, quindi vedono tutti i passaggi, gli vengono spiegate tutte le varie fasi. Ci sarà il maniscalco e altre attività, quindi poi c'è un percorso guidato nel paese dove si visita la chiesa parrocchiale, il museo del pastore, il museo naturalistico, il museo delle carte e altre cose. Qui veramente una giornata di apprendimento per i bambini molto importante secondo noi, perché comunque magari tanti ragazzi forse non hanno neanche mai visto un animale da vicino e lì possono proprio toccare con mano e apprendere quello che era comunque la vita di un tempo e che comunque ancora tuttora alcuni fanno, e che trasmette non solo sapienza ma cultura e molta della nostra tradizione. Un tempo erano cose normali, oggi come oggi per un bambino magari vedere come nasce il formaggio partendo proprio dal latte, dai vari procedimenti, è una cosa particolare e anche affascinante. L'abbiamo visto nelle immagini come viene proprio mostrato ai bimbi tutto il procedimento. Sì, certo, questo sì. E molti bambini poi appunto con l'esperienza degli altri anni si stupiscono e magari appunto dicono: ah, ecco come mai... Quello che mi arriva sulla tavola è fatto in questo modo. Il formaggio non nasce al supermercato. No, ecco, assolutamente. Questo è il concetto. Assolutamente no, il formaggio nasce da un lavoro lungo, da una grande fatica, soprattutto dei pastori, a cominciare dall'alpeggio, appunto dalla transumanza, quando magari da dove sono in inverno vicino al mare salgono su negli alpeggi a 2000 metri, quindi stanno tutta l'estate, la primavera, l'autunno su a far pascolare le mucche, quindi con la fatica del tempo e tutto quanto, e poi fare il formaggio e quindi qui si può apprendere veramente quello che nella realtà è. E stavamo vedendo delle immagini poi dello spettacolo vero e proprio. A partire dalle 15 i bambini si posizionano ai lati delle vie del paese e questo è quello che vedono, insomma, la sì, transumanza. Vedono la transumanza perché è proprio il ritorno di questi pastori dagli alpeggi in altura, sia dalle parti, diciamo, dalle navette liguri e dalla parte di qua del Monte Saccarello, dai 2000 metri, tornano e quindi percorrono tutto il centro storico, come vediamo qua nelle immagini, sembra proprio un mare un mare bianco che si muove. In prevalenza sono pecore. In prevalenza sono pecore, ci sono anche mucche, alcuni cavalli, e per i bambini è veramente una cosa strabiliante, perché
comunque essere lì sul posto e vedere queste cose è veramente emozionante. E poi, insomma, vedono questo fiume di gregge che scende, che poi si riunisce a fondo del paese. Sì, al fondo del paese vengono poi messe nei recinti dove stanno a riposare, poi ci sarà anche la mungitura perché non è perché ogni giorno, sia la mattina che la sera, le bestie devono essere munte e quindi c'è l'attività normale del pastore. Quest'anno saranno prevalentemente stazionate nella parte di Mendattica dalla parte sotto il cimitero, dalla strada che va da Santa Margherita, a differenza degli altri anni che erano sotto il campo sportivo, perché lì quest'anno non possono essere stazionati in quanto sono in corso i lavori per la mitigazione del rischio della nostra frana, quindi dei lavori importanti e quindi insomma, abbiamo cercato di spostare dove era più consono il luogo dove vengono messi questi animali. Questa è la giornata del venerdì. Sì, venerdì poi, oltre alla discesa delle greggi, che è un grande spettacolo, proseguirà con dei momenti importanti. Il primo momento importante, nel pomeriggio, subito dopo la discesa delle greggi, verrà nella piazza della chiesa, firmato un protocollo d'intesa tra il nostro comune e la condotta Slow Food Qual è l'obiettivo? l'obiettivo di questo protocollo d'intesa è quello di una collaborazione futura, anche se in parte c'era già, perché Mendattica fa parte della comunità del cibo e c'è anche il presidio della Pecora Brigasca. Presidio Slow Food. Lo scopo di questo protocollo d'intesa è di una futura collaborazione, soprattutto per la valorizzazione del territorio, creare eventi insieme a loro e quindi cercare di portare sempre avanti, insomma, quello che sono le tradizioni e far conoscere sempre di più il nostro territorio e creare anche eventi con loro. Infatti al sabato, poi ne parleremo comunque quando nella fiera saranno presenti anche alcuni presidi Slow Food, adesso di preciso non sappiamo ancora quanti, però e questo è già un inizio di collaborazione con loro. Si va a ufficializzare Si un va a po' questa ufficializzare questa situazione. situazione, Subito sì. dopo ci si sposta. Subito dopo ci si sposta, faremo un salto a Monesi di Mendattica dove stiamo costruendo, è praticamente finita la centralina idroelettrica e faremo una prima inaugurazione dei lavori già ultimati, che quindi cioè praticamente quasi finita. E poi dopodiché ritorneremo a Mendattica e avremo la consegna nella sala delle carte, penso. Faremo lì nella sala delle carte della bandiera verde che c'è stata praticamente che c'è stata data da Legambiente. Insomma, un bel riconoscimento. Bel riconoscimento di cui siamo veramente orgogliosi perché appunto non ci aspettavamo questa cosa. È piovuta lì a Ciel Sereno, quindi non ci ha potuto che fare un immenso piacere. Cos'è che vi ha portato a questa conquista della Che ci ha bandiera? portato a questo è stato appunto legato alla transumanza, che viene appunto è stato il riconoscimento per aver comunque ritrovato e continuato appunto la tradizione pastorale nella transumanza e tutto quello che riguarda la pastorizia. Un altro che poi diciamo che sia la pastorizia e altro sfocia poi nella cucina bianca. E anche lì fa parte delle motivazioni la cucina bianca per il recupero dei piatti e della tradizione, della cultura di questa particolare cucina che comunque è il frutto del lavoro della pastorizia, è il frutto del lavoro dei campi, è il frutto del lavoro della gente che un tempo era prevalentemente il sostentamento, la cucina bianca e quindi di qui anche per aver effettivamente adesso è così a Mendattica, hanno riscoperto e ripulito alcuni terrazzamenti e terreni dove viene coltivato il grano, di nuovo il gran turco,
e la patata. Quindi questo si lega alla cucina bianca e alla transumanza. Vediamo il Di nostro qua, regista Stefano che sì. prontamente è andato a trovare le immagini della cucina bianca per E poi la proporcele. cucina bianca, il gran turco, il mulino restaurato che abbiamo recuperato e quindi è funzionante per motivi didattici e turistici. E quindi il mulino si lega all'acqua, che quindi quest'acqua che ha fatto sì che Mendattica avesse una centralina idroelettrica, adesso ne stiamo realizzando, inaugurando un'altra, quindi anche per queste motivazioni siamo stati scelti per il discorso energetico che quindi si lega al mulino. È tutta una catena, insomma, tutto un percorso culturale, storico e antropologico che Mendattica fa e ha saputo fare negli anni e soprattutto anche negli anni addietro, quando era le amministrazioni precedenti, come quando era sindaco Emilia Lantrua, sono state con l'aiuto di tanti, è stato iniziato questo percorso che ha portato a questi grossi risultati. E questa è una cosa molto molto bella. Passiamo alla giornata del sabato. Sì. Sabato, fiera della transumanza. Sabato fiera della transumanza, anche se quest'anno è la fiera di San Matteo, anche se quest'anno l'abbiamo spostata di una settimana per motivi legati alle scuole e di organizzazione, soprattutto per quello. La fiera inizierà al mattino e durerà tutto il giorno e vogliamo anche, alcuni si fermeranno, penso, e proseguirà anche la domenica. Quindi ci saranno Quest'anno varie postazioni, sì, stand. quest'anno ci saranno degli stand dove ci saranno anche alcuni presidi di Slow Food, che poi il giorno dopo loro si trasferiranno, mi sembra, a Triora, che c'è di nuovo una manifestazione con i presidi di Slow Food. Appunto, come dicevo, il mercatino, la fiera durerà anche alla domenica, non sarà magari completa come la sabato, ma spero di sì, che alcuni che si fermino. E soprattutto ci saranno prodotti locali, artigianato e insomma tutto quello che riguarda i mercatini particolari. Dureranno tutto il giorno. Nel pomeriggio avremo il corteo storico Che vediamo che qui. vediamo qui. Quest'anno all'inizio farà un percorso diverso per i motivi che ho detto prima, appunto per il discorso dei lavori. Comunque si arriverà sempre al campo sportivo dove è allestito sempre il campo con i vari ambientato con i pagliai, il lago e quant'altro, dove poi si svolgerà il Palio delle Capre, il solito palio nostro delle Capre Tradizionale, insomma, un po' tradizionale, dove, goliardico. goliardico e divertente soprattutto, dove le malghe si disputeranno questo palio in un percorso appunto articolato e divertente, come vediamo qua nelle immagini con tutti i figuranti e quindi C'è un percorso dove praticamente è un devono un po' correre sì. i pastori, un po' far correre le Sì, in teoria i capre. pastori vanno, si prendono la capra e devono far fare il percorso a questa capra. Logica, molte volte la capra viene portata anche in braccio Si punta perché si magari. impunta e allora e si cerca sempre di, insomma, e soprattutto nel rispetto degli animali, C'è una cosa molto quello simpatica che insomma sicuramente, certo. goliardica Infatti, proprio, sì. si vedono anche scene quasi E, comiche tra i no, ragazzi. assolutamente. Poi il percorso è fatto un po' articolato. Vogliono essere rappresentate un pochino le difficoltà che trova il pastore quando veramente va al pascolo, no? Attraversare un ponte, un orto, la mungitura, insomma, così. E E poi in quindi serata spazio anche alla musica. in serata spazio alla musica, ci sarà una serata musicale con musiche latinoamericane, moderne, liscio, un po' per tutti i gusti, per accompagnare soprattutto la cena, anzi, dimenticavo, già dal Della cucina sabato a bianca. Del mezzogiorno, sia a mezzogiorno che alla sera, saranno aperti sabato del e della sabato e la domenica domenica a a mezzogiorno. pranzo. Sono aperti gli stand gastronomici dove la gente potrà assaggiare specialità della cucina bianca e anche altri piatti legati alla pastorizia e quindi alla sera a fianco dove appunto si mangia ci sarà la musica e quindi un intrattenimento per chi vuole venire, avrà una giornata completa.
gli stessi, cioè, questi piatti comunque si potranno trovare anche nei locali, negli alberghi, nell'agriturismo, insomma, un po' dappertutto. Quindi invito la gente ad andare anche nei nostri ristoranti dove può assaggiare queste specialità. Poi Non è tutto perché poi c'è anche la domenica. arriviamo alla domenica. La domenica praticamente si svolge più che altro il pranzo a mezzogiorno, dove sono aperti i nuovi stand gastronomici, e le attività saranno fatte nel pomeriggio. Saranno dedicate soprattutto ai bambini, perché ci saranno dei giochi nella fattoria, con gli animali, con gli asini, le galline e quant'altro, quindi non so, sarà tutta una sorpresa comunque, perché molte cose ce le studieremo al momento, quindi secondo me sarà divertente sia per noi che per chi viene. Nel pomeriggio ci sarà uno spettacolo degli sbandieratori di Ventimiglia e quindi si svolgerà tutto appunto nel pomeriggio, e ci saranno anche sia il sabato che la domenica, saranno anche musiche occitane, intrattenimenti vari. L'organizzazione di una 3 giorni così è molto importante, impegnativa. Vediamo poi tanti ragazzi anche del paese che in prima persona si L'organizzazione è cimentano. come al solito difficile e pesante, soprattutto dopo una stagione, comunque dopo la Cucina Bianca, dopo l'Expo Pieve, dopo tante attività che sono state fatte, ma non solo, perché comunque i lavori cominceranno già da domani e proseguiranno per tutta la prossima settimana, dove sia i ragazzi che la gente del paese e anche chi ha le seconde case, che non mi stancherò mai di ringraziare, lavorano appunto ad allestire i recinti per gli animali, il campo sportivo e tutto quanto. Poi c'è la gente in cucina, le donne in cucina, gli uomini che danno una mano, i ragazzi che sono a servire la domenica, il sabato nella cucina e il giorno della didattica, del giorno nella giornata didattica, quasi tutti i ragazzi sono impegnati ad accompagnare i gruppi delle scuole, quindi anche quello è un lavoro importante, e ce ne sono tanti che ci aiutano Poi si cambiano, si vestono da poi si pastorelli, fanno. cambiano, si vestono da pastori, vanno a fare il corteo storico, fanno il palio delle capre, e poi vanno ad aiutare in cucina, insomma, c'è lavoro per tutti, ed effettivamente è diventato veramente un lavoro fare queste manifestazioni. Però secondo me è importante continuare, anche se delle volte è difficile dire, cioè diventa difficile, no? Sostenere sempre tutti gli anni attività del genere, perché comunque sono anche dispendiose e con le finanze che ci sono al giorno d'oggi non è facile. Se non avessimo tutto questo volontariato non riusciremo assolutamente a fare. E alla base di questo c'è una grande amore e passione per il territorio e per Mendatica. Beh, questi sono i sapori del passato. Grazie Sindaco di essere stato con noi per aver illustrato questo programma. Io ho avuto il piacere negli anni scorsi di venire, tornerò anche quest'anno con le nostre telecamere e quindi devo dire che è veramente una festa particolare. L'invito e il consiglio a tutti è di recarsi a Mendatica per questi 3 giorni, venerdì 26, sabato 27, domenica 28 per la festa della transumanza. Tanti appuntamenti, uno più bello dell'altro. Ci vediamo a Mendatica. Grazie, grazie a tutti gli spettatori, grazie a voi di Teleimperia e vi aspetto a Mendatica, grazie. Ci vediamo a Mendatica, per il momento è tutto, ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.